Andiamo avanti con una bella serata che si è svolta ieri sera a Pescara, a Mare Chiaro, dove tante persone si sono ritrovate per applaudire sia la comicità del noto comico Martufello e anche la grande voce di Albano, che con la sua band ha proposto brani arcinoti del suo repertorio. Un'ora di concerto in una serata presentata da Mila Cantagallo e una cena spettacolo che è organizzata di consuetudine nelle estati abruzzesi dall'Associazione Culturale L'Isola di Zeta del patron Dino Zampacorta. Dunque, dopo Riccardo Fogli, Fausto Leali, Umberto Smaila, Gianluca Ginoble del Volo, Edoardo Vianello, Tony Esposito e anche tanti altri grandi artisti della musica italiana, questa volta Zampacorta ha portato a Pescara Albano Carrisi per un evento che verrà anche trasmesso dalla nostra emittente. Persona che ha permesso davvero che il maestro Albano fosse tra noi. Signori, Federica Beluffo. Più che parlare del mio ruolo, ci tenevo tanto invece a spendere delle parole a favore di questo grande artista, perché come ha detto Dino, non solo è umile, ma proprio nella sua grandezza sta la persona che è, voi l'avete sentito questa sera. Na, 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 na. Felicità sempre! Ciao! Grazie Dino! Grazie Federica!